Amici, buonasera, ben ritrovati a tutti. Nuova puntata del Punto della Situazione, la rubrica che in questo periodo di Covid-19, tramite le telecamere di Global Veneto Globe, vi portano alla scoperta del territorio e di come cambiano le varie professioni in questo periodo. Quest'oggi abbiamo preso due particolari professioni, due particolari persone a caso tra le moltitudini delle nostre attività. Abbiamo con noi Alessandro Tegon, che è un impiegato con l'hobby della fotografia, e Lisa Marinetto, che invece è un'insegnante di arte grafica. Buonasera a tutti e due e grazie di aver accettato il nostro invito intanto. Ciao, ciao Buonasera. Luigi, grazie a te, grazie. Ragazzi, allora io vi do del tu e iniziamo subito. Allora, Alessandro, tu mi dicevi sei impiegato in una importante azienda e quindi in questo periodo hai potuto fare tutto tramite smart working. Esattamente, ho Esatto, e lavorato da quindi casa, scusami. ho lavorato anche molto perché comunque, sai, l'emergenza richiede un po' più di impegno su certi fronti, e quindi insomma ci si è dati da fare, anzi per me è stata un'esperienza anche positiva, un po' un esperimento perché si è parlato molto di lavorare smart in passato e gioco forza, l'abbiamo fatto ora. Perfetto, dopo con te torneremo però a parlare più nello specifico della tua passione che è la fotografia e che è la cosa che ci interessa Esattamente. di più. Lisa, invece a te è una categoria particolare perché è quella dell'insegnamento che in questo periodo è stato al centro dell'attenzione per le notevoli difficoltà di connessione. Tu sei insegnante. Sì, allora noi docenti ci siamo trovati a sostituire la didattica in presenza in questa didattica a distanza di cui si sta parlando e con una difficoltà direi quasi più psicologica che fisica, nel senso che è stata la scuola a dover andare dentro alle case dei ragazzi per ristabilire un contatto, per non perdermi per strada. E l'abbiamo fatto anche noi utilizzando Zoom piuttosto che altre insomma, applicazioni per la scuola. E niente, quindi abbiamo un po' posticipato l'ora invece che ritrovarci alle 8, ci trovavamo alle 9 perché sennò li trovavo o in pigiama o con gli occhi ancora chiusi. Quindi siamo andati incontro, abbiamo a volte fatto anche delle lezioni nel pomeriggio perché abbiamo visto che i ragazzi messi sono delle superiori, quindi parliamo tra i 15 ai 19 anni, sono più attivi di pomeriggio sera. Abbiamo creato anche noi gruppi WhatsApp in cui prof non ho capito, prof me lo rispiega, prof va bene così. E quindi dai, al supporto formativo, tanto supporto psicologico sicuramente, perché anche per loro trovare una serenità di concentrazione in un periodo come questo non è stato facile. Ti faccio una domanda che tanti concittadini, tanti italiani vorrebbero farti. Ma effettivamente la scuola telematica in Italia ha funzionato? Funziona? O serve ancora qualche miglioramento? Allora, è sicuramente una scuola di emergenza, perché comunque la relazione umana è importantissima, nel senso che l'apprendimento avviene attraverso la relazione, come il prof parla, come il prof permette il dialogo, come il ragazzo si sente bene insieme ai suoi compagni. In casa hanno comunque delle distrazioni, che sia magari la mamma che passa, il fratello, la connessione che a volte grossi problemi di connessione, diciamolo, i dati che finivano e quindi prof non posso mettere il viso, metto solo l'audio perché non mi va la connessione. E quindi sì, ancora delle difficoltà, però bravissimi questi ragazzi perché almeno un 90% di loro ci hanno provato con qualsiasi mezzo. Se magari non potevano, non avevano a disposizione il computer, ci hanno provato con il cellulare. Se non potevano fare un lavoro, appunto insegnando grafica io e non avevano un Illustrator, un Photoshop, quindi insomma un programma, disegnavano a mano, sono tornati a disegnare a mano. Quindi non ha fatto male, certo, serve la presenza. La presenza e speriamo di tornare presto tutti nelle aule Speriamo. a insegnare e a imparare. Quindi, Esatto. chiudendo la parentesi scuola,
un 10 a questi alunni li troviamo. Assolutamente sì, soprattutto io insegno anche ad una quinta, quindi a dei ragazzi che stanno per andare alla maturità, e bravi perché hanno dovuto lavorare anche molto in autonomia, e non perdere la concentrazione, e poi soprattutto anche per loro ritrovarsi tutto ridotto ad un colloquio orale, perché appunto le prove scritte sono state eliminate, e non è facile, perché avranno un colloquio di un'ora e dovranno parlare per un'ora, quindi se la giocano. Se la giocano. Bene Elisa, adesso diamo la parola a Alessandro, poi magari interviene di tu, perché so che Alessandro spiegherà, introdurrà qualcosa di comune che avete fatto. Alessandro, fotografia, il vostro hobby della vita, ma com'è cambiata? L'altro giorno abbiamo parlato con un giornalista, abbiamo parlato con un presentatore, produttore televisivo, e il mondo tramite il web a da remoto ha cambiato queste cose. La fotografia è cambiata? Allora, sicuramente è cambiata in funzione della tipologia di fotografia che uno pratica, ovviamente, perché se uno fa fotografia, diciamo, magari di studio no, perché sarebbe soggetto umano, per cui con il distanziamento sociale non puoi praticarla. Magari se uno fa still life o generi, diciamo, inanimati da studio tecnici, la cosa non è poi così influente. Se invece hai un tipo di fotografia come quella che amo io e comunque anche Elisa, che è più una fotografia umana, sociale, diciamo umanistica, ecco, lì la cosa comincia a diventare anche un po' sfidante, perché il fatto di rimanere confinati in casa o comunque vincolati, fino a poco tempo fa c'erano i famosi 200 metri, e questo ti obbliga a un po' ridurre, diciamo, il tuo campo d'azione. Ad esempio, io che sono un fotografo che si è sempre concentrato molto sull'umano, sulle persone, quindi su, diciamo, sul rubare, raccogliere attimi di vita, mi sono trovato un po' le mani legate, e quindi questo, complice anche Lisa, mi ha portato un po' a rivedere, se vuoi anche un po' tornare indietro a qualche anno fa, a rivedere un po' i soggetti della mia fotografia. Mi sono concentrato un po' più sul quotidiano, sul personale. Invece di fotografare fuori casa, ho iniziato a fotografare in casa. E a tal proposito, adesso me lo spiegherete voi due, avete qualche minuto per spiegarci cosa avete combinato in questa quarantena. E non pensate male, spettatori, perché hanno fatto qualcosa di molto molto particolare in fotografia. A voi la parola. Allora, guarda, sì, già da fine febbraio, inizi marzo, perché poi le scuole hanno chiuso prima, io ho proprio preso un quaderno, guarda, ce l'ho qui, un quaderno, e ho iniziato proprio a fare il diario di bordo. Perché? Perché ero in un momento, come tutti, di forte confusione, di smarrimento, e quindi scrivere era un modo per fare ordine. Accanto al quaderno, il vecchio diario di una volta, in pratica. Il vecchio diario di una volta, esatto, perché insomma sappiamo che quando spesso si è chiusi, sì, cioè ci sono tanti cioè, mi viene in mente diari famosissimi stati scritti in periodi di chiusura, ecco, in un qualche modo non dico che ti salva, però ti permette di fare un po' di ordine nei pensieri, di metterli uno dietro l'altro, no? Accanto al diario, la macchina fotografica. E per raccontare quello che stava succedendo, perché sicuramente è stato ed è tuttora un momento storico che ricorderemo per tantissimo tempo, che probabilmente ci piacerà anche più avanti raccontare. Adesso siamo un po' dentro e ne sentiamo ancora un po' le conseguenze. Però tra qualche anno, con il giusto distacco, sarà anche bello poter ricordare questo periodo, e quindi abbiamo impressionato sia fotograficamente che nella scrittura, e adesso magari ti mostriamo. Tutti e due ci siamo messi a fotografare. Stai facendo lo spoiler di un progetto che sta nascendo, quindi abbiamo l'esclusiva. Ecco. Vabbè, sì. Allora, l'abbiamo chiamato, questo diario di bordo l'abbiamo chiamato Leggere l'aria, che è un'espressione giapponese che significa mantenere la giusta distanza
stanza, ma soprattutto capire quando è il caso di parlare, quando è il caso invece di far parlare l'altro e soprattutto avere rispetto del silenzio. Perché? Perché in quel momento lì, con il fatto che eravamo tutti sui social, ci siamo buttati tutti a dire la nostra, e a volte anche con, insomma, un po' di verba, anche troppo. Con qualche esagerazione. Con qualche esagerazione. Allora noi abbiamo pensato, almeno questa era una frase che mi tornava spesso, che era il caso di stare forse un po' più in silenzio, in ascolto, in riflessione, e leggere l'aria, anche perché poi è l'aria che si è rivelata, no, malata, avevamo paura di quest'aria, ma ci mancava anche allo stesso tempo l'aria. Ecco, insomma, questo, come ti abbiamo detto, è il titolo. La prima foto che abbiamo messo in questo diario è di Alessandro e te la racconta lui. Allora, questa fotografia è stata scattata durante la prima parte della quarantena. E, se non sbaglio, ancora non c'era una restrizione di 200 metri. Quindi, quando, giusto per prendere un po' d'aria, per sgranchirci un po', uscivamo a fare due passi più attorno, e abbiamo scelto questa foto per raccontare anche un po' il momento, da un lato perché è un po' simbolica del paesaggio veneto, so che è macabra con quella croce, però ha degli elementi tipici della nostra provincia, ossia i campi, quindi un paesaggio rurale, se vuoi, punteggiato però da dei segni che ci fanno ben capire che si tratta di un paesaggio rurale, ma anche industriale. Esatto. Quella croce che è stata messa al bordo strada, probabilmente per un incidente con quella foto sbiadita, comunque accentuava un po', diciamo, la pesantezza del momento, perché comunque eravamo anche abbastanza agli inizi, per cui c'era molta, molta incertezza. E secondo noi questa è una fotografia abbastanza simbolica di quel momento. Sì, beh, diciamo che trasmette molto. Quindi voi giorno dopo giorno, una foto al giorno, allora avete fatto, o anche più foto al giorno? No, anche più foto, poi abbiamo fatto una selezione. Poi con i primi spostamenti dentro alla macchina, giornate di pioggia, questi scatti proprio dal finestrino, e come vedi sempre con un filtro, perché quel bisogno, no, di proteggerci l'abbiamo anche poi tradotto visivamente nelle fotografie. In più anche questo mosso, questo che rispecchia proprio quello stato di confusione e sospensione che avevamo i primi giorni. Sempre la nostra campagna, perché noi abitiamo a Borgoricco, e quindi in provincia di Padova, e la campagna è un elemento che ci circonda. Poi abbiamo iniziato a dare un po' attenzione anche alle piccole cose, che quelle che avevamo attorno. Questo per esempio è uno scatto fatto dalla finestra, perché il nostro parrucchiere qua sotto di noi non ha più potuto aprire, faceva spesso le pulizie e quindi aveva queste piante messe all'esterno, e questo invece che è un negozio che era chiuso, con questa pianta che stava morendo in vetrina dal troppo sole, stava morendo. Questi invece li ha fatti Ale nei momenti del mercato. Quindi queste sono immagini recenti. Sì, sì. Sono sempre scattate ovviamente durante il periodo del lockdown. Sì. Esatto. Poi abbiamo messo anche noi stessi al centro della fotografia, perché abitiamo lo spazio dove stiamo, e quindi ci siamo messi. Ovviamente abbiamo solo il terrazzo, non abbiamo il giardino, per cui ogni boccata d'aria e di vento era un toccasana. I controluce, quindi abbiamo anche imparato a conoscere la luce dentro la nostra casa. Ovviamente abbiamo anche degli animali. Abbiamo due gatte che ci hanno veramente tenuto compagnia, e abbiamo poi questa foto del pesce, che in realtà è piaciuto perché ha girato un po' sui social, e Ale te la racconta. È abbastanza simbolica, se vuoi, perché così un po' metaforica, ecco, perché durante questo periodo di segregazione, se vogliamo chiamarla così, quel pesce all'interno dell'acquario, quindi nell'acqua, che è se vuoi un'atmosfera un po' densa, pesante, e con i
i riflessi della casa, dell'esterno, come se fosse un po' un ricordo di ciò che era, alla fine risulta abbastanza evocativa per il momento che abbiamo vissuto. Ecco, qui di nuovo noi, come vedi, abbiamo un filtro davanti, quindi non si vede molto bene, sempre per rievocare quel momento di confusione e sospensione. Anche qui questi spazi ovviamente vuoti con i riflessi. Questa è sempre la nostra Borgo Ricco. Sì, sono... Quindi in pratica alla fine, adesso andiamo un po' veloci, a voi avete voluto raccontare il riappropriarsi dei piccoli particolari, delle piccole caratteristiche che la vita del nostro correre quotidiano ci aveva fatto dimenticare. Esatto, sì, assolutamente sì. Ci siamo riappropriati di immagini di vita quotidiana che invece di solito quando... prima del Covid non prestavamo così attenzione, no? Davamo per scontato e non finiva sicuramente nell'obiettivo fotografico elementi di questo tipo. Perfetto. Anche il lockdown ha dato un po' forza, un po' al simbolismo della quotidianità, di quelle cose che possono sembrare banali, ma che in realtà proprio in questo periodo si sono caricate un pochino di... non dico più significato, ma magari ci hanno permesso di riscoprirlo, ecco. Perfetto. Possiamo chiudere la condivisione che adesso... Perfetto. Allora, io intanto Alessandro e Lisa, vi ringrazio tantissimo per questo piccolo spaccato di vita quotidiana, nel vero senso della parola, perché fino ad oggi abbiamo sentito politici, abbiamo sentito amministratori, abbiamo sentito... negozianti, commercianti, ma è la prima volta che intervistiamo. No, abbiamo intervistato anche una mamma, però era per un altro motivo. Voi invece rappresentate lo spaccato del lobby, dell'lobbistica e dell'insegnamento. Allora, Alessandro, Lisa, grazie. A te Alessandro chiedo di fare un ultimo augurio a tutti i telespettatori e a te Lisa invece di fare un grossissimo augurio a tutti gli studenti. A te, Alessandro. Beh, intanto grazie a te Luigi per lo spazio. A tutti non posso che augurare di continuare a tenere duro, ad essere pazienti e a guardare sempre avanti, perché succeda quel che succeda, avanti bisogna andare, perché bisogna rimanere saldi, razionali e positivi. Esatto, grazie mille Alessandro. Lisa? Io invece dico ai ragazzi di non aver paura del futuro, anche se sembra molto incerto, e di non accantonare mai i sogni, ma anche dico soprattutto di non identificarsi con un voto, con una valutazione, loro sono sempre molto di più dei voti che diamo noi prof. Perfetto, grazie mille a tutti e due. Alessandro e Lisa da Borgo Ricco Padova ci hanno raccontato quello che è lo spaccato di una vita quotidiana. Noi invece diamo appuntamento alla prossima puntata, dove ci saranno ancora varie vite da scoprire. Grazie mille a tutti e buona continuazione.